Buongiorno Italia dal mio ridente paesino natale. Ma sai che seppur mi ero promesso di non fare più video in questo periodo perché ci sono importanti novità in arrivo, insomma, per gli interessati di camper e tecnologie, non posso non dire la mia in merito a tutti questi nuovi lockdown che si stanno inventando in questo pazzerello marzo 2021. Magari non tutti lo sanno, ma Singano non è un virologo, non è uno scienziato, non è un politico, uno stratega. Ciononostante, questi lockdown li ha pagati anche lui, economicamente parlando. E quindi, niente, io mi vedo costretto a dire la mia. Il mio è un pensiero che io vedo estremamente semplice, banale, ok? Ma che contemporaneamente non ho mai riscontrato nei discorsi di nessun'altra persona, molto probabilmente non mi è mai arrivato all'orecchio. E questa mia riflessione semplicemente è: ma non ti viene il dubbio che tutta questa cosa che stiamo facendo è studiata apposta per in qualche modo rovinare qualche fascia economica del sistema? Io adesso non ne so assolutamente il perché, e tu mi dirai: ma perché? Perché deve rovinare? Ma è semplice. Seppur non sia uno stratega militare in armi batteriologiche, tutto quello che vuoi, comunque mi viene da dire: ma scusa un attimo, se c'è questa epidemia così tanto grave a livello mondiale, perché non ci organizziamo tutti? Ma mi sembra veramente una cosa ovvia da fare, un paio di mesi prima, in modo che sia tutto il tempo per organizzare per bene, e si fa per un mese un vero lockdown in tutto il mondo, ossia nessuno tassativamente esce di casa. Il cibo te lo portano degli speciali addetti che per un mese si sacrificano e dormono nella fabbrica o dove producono il cibo. E il cibo deve essere, i pacchi costantemente disinfettati e non ci devono essere contatti alla consegna e via discorrendo, in modo da creare veramente questo lockdown, cioè questa separazione. Non mi sembra così, certo non è semplice, ma non la vedo così difficile. Ma probabilmente, se questo non è stato fatto, il motivo c'è. Quindi chiedo cortesemente nei commenti di darmi la smentita, perché non credo che arrivi il pirla di turno qualsiasi e trova la soluzione e dice: ragazzi, qua il lockdown non si è mai fatto. Cioè, si è chiusa così qualche attività per farla rovinare, ma la gente comunque continua a girare e le piazze comunque e le spiagge comunque continuano a essere piene. In certe parti magari fanno l'eremitaggio, in altre fanno l'affollamento, ma comunque si dice da noi, è tutto una scarpa e uno zoccolo. In lingua originale, una scarpa e un zoccolo. È inutile scrivere, secondo me, nei commenti i motivi, no? Per i quali si è voluta questa crisi, questo disastro di certi ceti sociali. Però limitiamoci alle nostre facoltà, che sono quelle di trovare soluzioni, come quella che ho appena trovato io. Poi spero, insomma, cioè spero, ma spero anche contestabile, perché veramente sarebbe grave se io ho pensato una cosa del genere e non l'hanno già pensata i cervelloni che stanno sopra e che gestiscono il tutto, hai capito? Quindi sarebbe molto grave se io avessi ragione in termini al lockdown. Quindi preferirei sentirmi dire: eh no, guarda, Singano, sarebbe bello, ma non è possibile fare il lockdown di un mese a livello mondiale, perché? E lì mi si trova il motivo. Perché io ci ho pensato, ma non vedo alcun motivo. Perché qualcuno mi può dire: eh sì, ma allora non c'è nessuno che coltiva, non c'è nessuno che prepara il cibo. No, ci si limita intanto ai cibi meno raffinati, quindi un po' più alle materie prime. C'è comunque chi le coltiva, ma dal luogo di lavoro della coltivazione solo per un mese, ragazzi, non parlo per una vita, sto parlando di un mese. Resta lì, dorme lì, cioè gli danno un alloggio dove sono sempre loro, cioè non incontrano nessun altro. Arriva il camion, no, a ritirare poi la merce, il cibo che non è a contatto con nessuno, la prende, la disinfetta, l'omino con i guanti e tutto quanto, la carica nel camion. Il camion, anche quello, con i pizzi all'ozono, che ormai costano una cazzata, voglio dire, li fanno anche a 12 volte, quindi vai anche con quello. E arrivi a
consegnare poi nelle case della gente. Ma ripeto, questo per ovviare a una situazione di emergenza mondiale, perché se non facciamo un vero lockdown, oppure chiamalo anche un lockdown drastico, non ne usciremo mai. Adesso, per carità, hanno inventato i vaccini, non lo so se è vero, non so nulla dei vaccini, magari tutto questo è stato creato per vendere i vaccini, ma non credo. Hai capito? I motivi possiamo solo fantasticarceli. Ciò che invece possiamo veramente tirar fuori come soluzione, e questo veramente può venire fuori dalla mente di chiunque, è la chiave per uscirne. Io ho detto la mia e attendo nei commenti la smentita, insomma, ecco. Ah, ragazzo, spero di essere stato chiaro perché, come sai e come vedi, non mi sono studiato nulla in anticipo, non leggo mai nulla e quindi, insomma, il tutto esce sempre così di pancia, istintivo. Quindi può essere che mi sono impaperato qualche volta magari parlando, come può essere che ho fatto qualche errore o quant'altro, ma insomma, credo che dove dovresti concentrarti tu è nel messaggio. Eccolo. Oh, baby, you're there.